Salve a tutti da Zero Mani in Pasta! Allora, oggi voglio rappresentare nuovamente la Puglia, Puglia mia che è nativa. Insomma, voi sapete che io sono pugliese, mi piace rappresentare quando posso le ricette pugliesi, sempre, perché la nostra terra non la dobbiamo mai dimenticare. E do onore a tutti gli iscritti che sono all'estero e sono pugliesi. Sì, un saluto particolare va a tutti coloro che non sono nella nostra Puglia, nella nostra Italia. Allora, detto questo, facciamo i taralli pugliesi dolci. Vi dico tutti gli ingredienti e li andiamo a fare. Guardate, qua abbiamo 300 g di farina zero, 120 g zucchero semolato, 2 uova, 100 g di olio di oliva, mezza bustina di lievito per dolci, 80 g di amido di mais, la fiala d'arancio o limone, oppure potete fare la grattugia d'arancio o di limone, è tutto a vostra scelta. Quindi la prima cosa che facciamo è nella farina dobbiamo mettere l'olio d'oliva. Andiamo a sfarinare, praticamente dobbiamo sfarinare in che senso? L'olio lo sfariniamo insieme alla farina, vedete? Così, in questo modo. E come vedete si crea un composto granuloso. Ora aggiungiamo le uova, lo zucchero, la fiala d'arancio. Cominciamo a mescolare gli ingredienti e ora aggiungiamo l'amido e il lievito per dolci. Ora impastiamo. Lo passiamo sul piano di lavoro e continuiamo ad impastare. Deve venire, mi raccomando, un bel composto liscio ed omogeneo. Mi raccomando. Deve venire un bell'impasto, vedete? Guardate, guardate, liscio, bello. Allora, mi raccomando, lavoratelo bene. Se voi lo lavorate bene, avrete dei buoni risultati. Quindi a questo punto, vedete? Io adesso mi vado a formare una palla. Eccola qua. Guardate che bella, guardate. Allora, io adesso che faccio? Prendo la pellicola e avvolgo la nostra pasta. Ora la lascio qua sul piano di lavoro, copro con canovaccio e la lascio qua per 15 minuti. Tra 15 minuti andremo a formare i nostri taralli. Ok, il tempo è passato, adesso andiamo a tagliare un po' di pasta con un tagliapasta e andiamo a ricavare un rotolino. Allora, guardate, appena lavorate la pasta, mi raccomando, si sgretola, quindi voi lavoratela bene con i palmi delle mani e una volta che la pasta si riscalderà, tornerà elastica. Ecco qua, adesso con questo andiamo a formare il nostro tarallo. Magari se volete l'eccesso lo tagliate. Eccolo qua. Adesso che facciamo? Guardate un attimo. Con un po' di latte andiamo, io vi faccio vedere qua, poi naturalmente mi organizzo con tutti gli altri. Andiamo a spennellare con un po' di latte. Andiamo a mettere il nostro tarallo solo dalla parte esterna. Vedete? E adesso lo mettiamo qua. Io intanto faccio tutte le forme a mio piacere e poi vi faccio vedere. Stavo pensando, no? Ma voi immaginate quanti bei sapori, quante belle tradizioni che magari vediamo attraverso le ricette, ci raccontiamo un sacco di tradizioni e questa è una cosa veramente bella, bella, bella. Intanto io sto procedendo, così intanto vedete pure come vengono i nostri taralli. Io sono veramente felice e orgogliosa, ho avuto un sacco di commenti veramente che sono felici di aver rappresentato la Puglia, veramente la nostra Puglia che è. Come dice quella canzone, no? Puglia, Puglia mia, la nostra Puglia è Puglia. Io adesso continuo. E intanto guardate come stanno venendo. Belli, sono bellissimi. Ok, continuo. Ok, guardate i nostri taralli. Adesso ho preriscaldato il forno a 180 gradi statico e andiamo a infornare per 20-25 minuti. Ma come dico sempre, Ogni forno a sé. ok, ci vediamo dopo perché dobbiamo fare l'assaggio. Eccoli qua. I nostri taralli. Mamma mia, sapeste che bontà veramente. Io naturalmente voglio farvi sentire come sono croccanti, fragranti. Guardate l'interno. E se volete sentire,
Si sente? Sì. Io lo sento, poi non so. Se lo senti tu, penso di sì. Vedete? Penso che non ci sia altro da aggiungere. Sono felice e onorata di aver rappresentato nuovamente la mia Puglia. E io sono veramente felice. Queste sono delle spighe che mi ha preso Davide dalla campagna. E ogni volta che faccio panificazione o qualsiasi cosa che si tratti di farina, mi piace usarle perché mi dicono tanto, non lo so, della terra, di tutte le colture che si fanno, il grano, la farina, la panificazione, la pasta madre, tanto, tanto, e poi compresi i dolci. Allora, questi li potete fare benissimamente a Natale. Sono ottimi. Con questo io vi saluto, vi do appuntamento a domani e come dico sempre. Ah, come siate felici! Stavo pensando mo all'orario per andare a prendere Alice. Siate felici tutti, con la grazia di Dio. Con questo vi saluto e vi do appuntamento a Alla domani. prossima! Ciao ciao ciao!